Nei Musei Vaticani, appena usciti dalla Cappella Sistina, nella Sala degli Indirizzi, cioè dei doni a Pio IX, oltre questa porta chiusa al pubblico, si apre un supermagazzino, due sale della parte antica del Palazzo Apostolico, in passato usate per l'esposizione di opere d'arte, ma oggi adibite ad ambiente di servizio del Museo Cristiano. La prima però conserva anche la grande farmacia del monastero di Santa Cecilia in Trastevere, che Pio XI acquistò nel 1937 dalle suore benedettine, come ci racconta Guido Cornini, responsabile del reparto arti decorative dei Musei Vaticani. Una farmacia completa, composta da vasi medicinali, addirittura rimasugli di piante officinali, strumenti vari in qualche modo legati alla farmacopea dell'epoca, che parte dal XVII secolo e arriva negli ultimi esemplari verso il XIX secolo. Questo perché queste farmacie erano degli organismi vivi presso questi conventi e quindi ciò che si rompeva, per esempio, o comunque anche soltanto si rovinava, per esempio non era più tenuta ermetica, veniva sostituito con esemplari equivalenti di nuova fabbricazione. Si pensa forse che si potrebbe nel futuro fare una balaustra, una qualche forma di affaccio in questo spazio dall'esterno, sempre per non influire sul flusso di visita e permettere così almeno una veduta panoramica di questa parte, molto inaspettata ovviamente nei Musei Vaticani. Nella sala successiva sono temporaneamente ospitati busti che normalmente si trovano nel Museo Cristiano, primo museo pubblico creato in Vaticano e inserito nella Biblioteca Apostolica Vaticana fino al 1999. Questi busti di cardinali bibliotecari si trovano a decorare dai primissimi anni dell'Ottocento gli armadi in cui Benedetto XIV ospitò la prima sezione del Museo Cristiano. E parliamo del 1756. Raffigurano gli aspetti basati sulla documentazione disponibile all'epoca di tutti quelli che si erano alternati in questa importante carica della famiglia pontificia dall'istituzione stessa della Biblioteca Vaticana a partire dalla fine del 400 fino all'epoca in cui furono realizzati. Abbiamo anche il nome dello scultore che era Luigi Valadier, il famoso argentiere padre di Giuseppe. E Luigi pensò a fare questi busti di cardinali e a metterli poi sopra questi armadi secondo quello che era stato l'indicazione del cardinal Zelada, l'ultimo dei cardinali bibliotecari del Settecento che appunto gli diede questa commissione. Si trovano qui perché mancava tutt'oggi una documentazione intanto fotografica e poi perché uno studioso esterno piuttosto importante in questo campo di studi ha chiesto di poterli vedere uno per uno in forma ravvicinata. Nella sala delle nozze aldobrandine, che si trova poco oltre quella degli indirizzi di Pio IX, un'altra porta chiusa al pubblico ci conduce nella Galleria delle Terre Sigillate, un ambiente magico ma ristretto e cieco, che non potrebbe sopportare i grandi flussi di visitatori dei Musei Vaticani. Prende il nome da questo tipo di epigrafi, che poi sono dei bolli doliari, ovvero dei bolli inseriti sopra o il materiale laterizio, oppure sopra gli orci in terracotta che venivano dalle manifatture che in qualche modo facevano capo all'imperatore o ai suoi emissari e che quindi era una sorta di marchio ante litteram di tipo industriale che certificava l'autenticità e il numero evidentemente dei pezzi che uscivano dall'officina di palazzo. Attraverso questo tipo di informazioni noi riusciamo a risalire a chi erano questi personaggi, quanto lavoravano, cosa facevano. La Galleria delle Terre Sigillate fu creata nel 1818 da Pio VII per raccogliere questi bolli, oggetto di studio degli epigrafisti, e fu inserita nei musei della Biblioteca Vaticana. Allestì questa galleria in modo che potesse essere all'epoca visitata dal pubblico di allora, che non era evidentemente quello di oggi, per poter prendere visione di questi pezzi che la museografia dell'epoca metteva in bella mostra allineandoli uno accanto all'altro, murati. Oggi, se volessimo, potremmo naturalmente prelevarli, vedere come sono fatti dietro, ma si cerca di non fare mai questo. È un preziosissimo esempio di sopravvivenza di come si pensava allora dovesse arrivare ed essere portata a un pubblico generico anche, un pezzo di storia come questo, con i criteri estetici, dal colore violetto dello sfondo fino alle riprese pittoriche che fingono dei marmi.